Siamo con l'avvocato Nicola Russo, presidente del Comitato Cittadino Taranto Futura. E allora, avvocato Russo, la convocazione, l'invito a numerose associazioni tarantine, al MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, per l'incontro con il Ministro Di Maio, per parlare della questione ILVA, del futuro ILVA, per ascoltare la viva voce, il pensiero delle associazioni. Però la sua associazione, il suo comitato, che pure è molto attivo, lo vediamo ora per la raccolta di firme per Taranto in Basilicata, l'abbiamo visto attivo per il referendum sull'ILVA, stranamente, misteriosamente, non ha avuto convocazione, non è stato proprio contattato. Diciamo che non sono state convocate le associazioni e i comitati apolitici. Il nostro comitato è un comitato apolitico e apartitico e quindi, in quanto cittadini, ci sentiamo il dovere, perché abbiamo risultato referendario, di rappresentare quei 34.000 cittadini che sono andati a votare al referendum dell'ILVA per la chiusura dell'area a caldo dell'ILVA. Quindi quantomeno avremmo potuto dare, diciamo, e sostenere la forza di questi cittadini per esporre le motivazioni che peraltro sono state riportate in vari ricorsi al TAR contro l'ILVA, ricorsi che sono pendenti, e quindi avremmo dato, come cittadini apolitici e apartitici, avremmo dato un suggerimento anche al Ministro sulla pendenza del ricorso, che può essere utile per, anche per eventuale transazione con l'ILVA e via dicendo. Ecco, avvocato Russo, mi fa proprio rabbia vedere che c'era qualche associazione rappresentata da esponenti politici del Movimento 5 Stelle e poi, come detto prima, il suo comitato, che nulla ha a che fare con la politica, assente. Allora uno si domanda, ma questo incontro a Roma era una farsa, era quasi un voler ascoltare le associazioni per far vedere che vengono prese in considerazione, ma magari i giochi sono già fatti. Questo è un difetto di Taranto, anzi della classe dirigente di Taranto, cioè quello di non prendere in considerazione seriamente le problematiche della città e dei cittadini. Chiedere l'opinione dei cittadini, che non hanno nessuno alle spalle ma solo l'esperienza professionale, l'esperienza di vita sociale, sarebbe stato utile per il Ministro quantomeno avere un giudizio e una valutazione e una richiesta oggettiva, obiettiva, da noi cittadini che siamo disinteressati per quanto riguarda l'aspetto politico. Convocare queste associazioni che sono, noi l'abbiamo pure denunciato, sono politicizzate alcune associazioni ambientaliste tarantine e questo non va bene, perché poi diventa tutto falso, diventa tutta apparenza, perché i problemi non si affrontano seriamente con l'oggettività e l'obiettività che si richiede. Ecco, avvocato, qui io proprio come operatore della informazione vorrei sapere quali sono stati i criteri. Chi ha fatto evidentemente questi nominativi delle associazioni a Di Maio, perché Di Maio non è che può sapere ovviamente l'esistenza delle 10.000 associazioni di Taranto, quindi chi li ha convocati, quali sono stati i criteri, se c'è stata evidentemente qualche manina che ha scelto X anziché Y, lo appureremo. Intanto, avvocato Russo, se lei fosse stato lì, quale ricetta avrebbe presentato a Di Maio? Noi stiamo seguendo anche la questione del referendum di Taranto in Basilicata e noi dobbiamo, per essere proprio seri, dobbiamo seguire quella che è stata la volontà degli elettori al referendum ILVA. Gli elettori, quelli che sono venuti a votare, hanno detto chiudiamo l'area a calda e noi perseguiamo questo obiettivo. Anche perché in Basilicata c'è la Fiat di Melfi e quindi con la Fiat di Melfi si potrebbe associare l'acciaio di Taranto, però sempre con la chiusura dell'area calda e delle fonti inquinanti. Quindi avremmo dato una proposta seria, economica, disinteressata, perché ripeto, noi non apparteniamo a nessun partito, e avremmo anche messo in evidenza la pendenza del ricorso al TAR che riguarda proprio l'ILVA.